Secondo un rapporto della FAO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ultimo anno, a partire dal giugno 2010, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di ben il 39%, aggravando la situazione delle popolazioni del mondo occidentale, ma soprattutto di quelle che hanno la sventura di vivere in paesi dove la fame ha sempre trionfato, anche quando l'Occidente si mostrava largo di manica nei loro confronti. Gli economisti ci raccontano le cose solo a catastrofi avvenute e lo fanno non sempre in modo chiaro, molto tecnico, lasciando quindi campo libero ai giornalisti, o meglio a quelle voci, non molte, che intendono raccontare al grosso pubblico lo svolgersi degli avvenimenti. E allora diciamo che il mondo a economia di mercato è come appeso ad un filo, vive una situazione costantemente precaria. Questo filo a volte può reggere decenni, ma alla fine è destinato a spezzarsi. E le famiglie, pochissime famiglie, che hanno in mano l'economia del pianeta, ovviamente operano nel loro interesse esclusivo, nei periodi migliori si affannano nel dimostrarci che questo è il mondo migliore in cui si può vivere, che altri non ce ne sono, salvo poi ritirare tutto ciò che hanno concesso nei periodi di magra. Ma che c'entra questo con il rincaro dei prezzi dei generi alimentari? Ma gli economisti, se non fossero costanti preda di elucubrazioni mentali, potrebbero spiegarlo al grosso pubblico. Dire che il capitalismo ha il naso fino e sa intuire l'avvicinarsi di una crisi. Non lo capisce dalla contrazione delle vendite dei generi voluttuari. Quelli sono acquistati da soggetti che durante le crisi si arricchiscono, ma dai generi di consumo medio, quelli di cui il cittadino in definitiva può anche farne a meno. E allora per tempo cosa fanno? Rincarano anche in modo mostruoso i prezzi di quei beni essenziali senza i quali la gente non potrebbe vivere, quali gli alimentari. Una spiegazione troppo semplice per gli economisti? Ma noi riteniamo che le spiegazioni semplici siano sempre da preferire alle contorsioni mentali loro.